Potenzialmente ci sono milioni di ambasciatori della Puglia nel mondo, sono gli emigranti e i loro discendenti, nonché i nuovi emigrati. È il risultato dello studio dei flussi migratori e i flussi turistici, il turismo delle radici in Puglia, presentato nello stand Puglia della Bitta a Milano. La ricerca è stata commissionata da Puglia Promozione e realizzata da un gruppo di ricerca dell'Università di Bari. L'attaccamento emotivo alla regione, la distanza del proprio luogo attuale di residenza si riflettono nei risultati relativi al desiderio di tornare in Puglia nel prossimo quinquennio. Non bisognerà lavorare quindi sull'accoglienza, ma su un turismo sui generis che poggia le sue fondamenta sulle tradizioni. Sono persone che vogliono già tornare in Puglia. Dobbiamo piuttosto occuparci, e di questo deve fare la regione, gli enti locali, dell'accoglienza, perché sono dei turisti un po' sui generis. Sì, vorranno fare un po' di turismo balneare, turismo culturale, ma la Puglia la conoscono già, vogliono qualcosa di diverso. Vogliono riscoprire le proprie origini. La Puglia oggi vuol dire autenticità dell'esperienza e grande esperienza. La Puglia risponde al cosiddetto trend Great Expectation, ossia il desiderio di realizzare un'esperienza gratificante. Inoltre Puglia vuol dire anche gioia e quindi va ad attivare l'emozione gioia e anche un po' euforia. Secondo i dati elaborati dai ricercatori, sono pochissimi gli emigranti che non pensano di tornare in Puglia nel futuro prossimo. Gli elementi raccolti durante lo studio consentiranno di promuovere il brand Puglia nei mercati esteri, attirando nuovi ambasciatori. I tratti identitari, l'autenticità, le nostre tradizioni possono ancora rappresentare un elemento di incoming assolutamente forte. Abbiamo il dovere non solo da un lato di continuare ad avere un'offerta che punti su questa autenticità, sul nostro paesaggio incontaminato, anche sulle verticalità della nostra regione, che apparentemente è un tavoliere, ma che in realtà, diciamo, dà la possibilità di dare questo tipo di visione.